Accomodatevi. Possiamo entrare? Qualcuno di voi aveva già letto prima di venire qui l'articolo su Avi Magazine? Ma soprattutto sapevate che esisteva Avi Magazine? No, sto scherzando. No, su, online troverete tutto, le caratteristiche a confronto e le misure dei proiettori che avete visto qui. Mister Cicogna, prego, si accomodi in una posizione privilegiata. Sento solo, non ci vedo, quindi non vorrei che tutto questo sia sprecato per me. No, non è mai sprecato. Allora, l'Epson è il LHTW9003, che è un proiettore LCD, costa circa 3.000 euro, è quello con il flusso luminoso più elevato, il bilanciamento del bianco è blu cianotico, i colori sono molto lontani dal riferimento, molto più semplice la modalità naturale. Modalità naturale dove il flusso luminoso scende a 1500 con la lampada alta, qui già siamo con la lampada in modalità economica, e va, la macchina va già molto bene. Quindi questo è Oblivion. Il capitolo 9, i primi piani sulla bella donzella, e qui io vi invito a considerare alcune cose da comparare poi con le altre due macchine, che sono sicuramente i capelli, ci danno degli elementi sul dettaglio e sulla risoluzione, lo sfondo, l'evidenza o meno degli artefatti di compressione, e il viso di lei, guardate un po', c'ha un po' di macchie sulla pelle, che magari se ci soffermiamo le vediamo un po' di più, lo vedete anche qui soprattutto, queste palpebre un po' raggrinzite, le venuzze, e le venuzze sulle palpebre, insomma vediamo poi le tre macchine come rendono questi particolari. Al di là delle immagini, che fa il 205 e anche il 203, è il fatto che sia in grado di gestire qualunque file audio, per qualunque intendo qualunque. Ma la musica del Cicogna, come lo chiami te, le avete sentite o no? Comunque vi siete presentati o vi devo ripresentare io? Ti presenti per l'ennesima volta, in diretta. Marco Cicogna, ciao. Marco Cicogna, ben trovato. No, io approfittavo soltanto 5 minuti. Sì. Ma pure 10. Ok, questo è un Blu-ray. Quando tu vai al concerto, vedi anche quelli che stanno suonando, per non parlare dell'opera del balletto, giusto? Cioè, nessuno... Sì. Posso capire che magari in un momento tu chiudi gli occhi così per dissimulare il fatto che ti stai addormentando, in realtà ti stai concentrando. Un impianto configurato in configurazione home theater, che non è il massimo per quello che sarebbe il multicanale puramente audio, andrebbero 5 casse tutte uguali, eccetera, eccetera, però ti accorgerai che può suonare dei dischi multicanale in maniera eccezionale. Con queste solite cose. Questo tutti conoscete, questa colonna sonora. Allora, ma facciamo il punto della situazione, perché siamo fatti un culo grosso come una capanna. Mazzo, traduco in italiano. Ma a parte di sé, se ti è piaciuta sta cosa? Assolutamente sì, è stato un evento... Ma solo perché sei a favore, no, di camera? No, no, assolutamente no, perché è stato un evento dei più riusciti, fra l'altro di solito vengono sempre i soliti 20, oggi eravamo 80, quindi no, di cui almeno 30 nuovi. Allora, che... mi rivolgo ai soliti, quindi, non vi viene più. No. No. O comprate, o basta, se no non è... Va bene, allora ottimo, grazie. Evento. Grazie. Alla prossima, caro. Italia.